tracce di identità della memoria, fissate in foto che raccontano pezzi di vita vissuta della nostra terra, foto in bianco e nero, per fermare meglio il ricordo. Sono le immagini scelte dalla provincia di Cosenza per il calendario del 2010, che quest'anno è anche una mostra che si tiene nel Palazzo Provinciale. Il calendario è diventato un appuntamento atteso. Sono centinaia e centinaia le richieste che ci provengono dai nostri concittadini sparsi in tutto il mondo. Poi quest'anno c'è un fatto nuovo, quest'anno c'è un calendario che recupera la memoria e l'identità dei nostri territori. Il percorso, tracciato sulle immagini scelte dall'archivio del Touring Club italiano, copre l'arco temporale che attraversa le due grandi guerre, incrociando la storiografia con il linguaggio dell'immagine. Attraverso il calendario noi vogliamo fare rivivere la memoria, l'identità in luoghi particolarmente significativi della nostra provincia attraverso rappresentazioni fotografiche di costumi, di usi, di situazioni particolari del Novecento. Non è solo una iniziativa tesa a sollecitare nostalgie, ricordi e memorie, ma è soprattutto tesa a fare recuperare l'identità di una provincia che è una storia molto articolata, ricca, che si esprime nei territori, i luoghi della provincia, i costumi della provincia, gli usi che hanno caratterizzato il Novecento, in modo particolare la prima metà del Novecento, sono luoghi, costumi, usi che vanno recuperati, perché attraverso questo recupero si recupera una identità che è la radice appunto del nostro presente e soprattutto sarà la radice per il nostro futuro.